che profumo irresistibile, no? Quando si tratta di cioccolato, e sì, perché si sta avvicinando la Pasqua e quindi è arrivato il momento di fare le uova di cioccolato. Ma stamattina vogliamo capire insieme anche i costi, perché sappiamo che il cioccolato è un po' aumentato. Però cominciamo subito con Paolo Riva, maestro cioccolatiere. Buongiorno. Buongiorno. Allora, da dove cominciamo? Dell'invito. Innanzitutto immagino dalla scelta del cioccolato. Come lo sceglie il cioccolato? Allora, innanzitutto noi il cioccolato lo creiamo nel nostro laboratorio. E per crearlo buono serve un cacao di estrema qualità. Quindi un cacao veramente selezionato bene e dai grandi profumi. Così si può trasformare qui, guarda, c'è il meno un profumo veramente da per ottenere casa, un prodotto veramente, veramente buono. Non lo possono sentire. Quale ti piace di più dei due? Quale mi piace? Beh, io, a me piace tantissimo il cioccolato fondente. Perché oggi ti ho portato anche una novità. Oltre al bianco e al fondente abbiamo del cioccolato bianco al lampone. Che si può creare unendo i lamponi liofilizzati direttamente nel cioccolato bianco. Si macina, si frulla, dopodiché si possono realizzare stampi, corpi cavi come quello che faremo oggi. Allora facci oggi vedere, insieme. Guarda, tanto siamo qui tranquilli e allora, magari oggi lo possiamo fare anche a casa. Benissimo, infatti ho preparato uno stampo di quelli che si possono trovare anche in commercio d'uso casalingo. Sì. Ed è uno stampo termoformato nel quale andremo a inserire del cioccolato. Prego, fallo, e poi fallo. Mentre lo spieghi. Questo è un uovo di Pasqua un po' particolare. Ricorda la forma della cabossa, ovvero il frutto all'interno del quale stanno i semi del cacao. Ah, i semi del cacao, sì. Quindi siamo sempre in tema. Esattamente. Senti, tu prima dicevi, allora, in questo caso è cioccolato bianco. Esattamente, questo è il cioccolato bianco. Prima di essere inserito nello stampo vi è una lavorazione molto importante, ovvero va sciolto a 40-45 gradi, sì. Dopodiché raffreddato e tenuto sempre in movimento. Solo in questo momento possiamo inserirlo nello stampo, altrimenti non si staccherà. Allora, mentre tu lo inserisci, sì, e lo vediamo, dovrebbe esserci collegato qui con noi Carlo Candi. Buongiorno Carlo, mi senti? Ciao Daniela, un grandissimo abbraccio, un grande piacere ritrovarti. Grazie, anche per noi. Allora, qui siamo immersi in questi profumi meravigliosi del cioccolato e quindi stiamo vivendo veramente degli attimi di felicità, però vogliamo approfondire il tema che dicevamo in apertura sul costo del cioccolato, perché ti vorrei far vedere questo articolo di giornale che dice che vola il prezzo del cacao e le uova di Pasqua saranno carissime. È proprio così, Carlo? Purtroppo sì, è proprio così, perché c'è un problema relativo a scarsità di raccolto, c'è un problema molto grave che riguarda soprattutto le piantagioni africane, perché sono affette, diciamo così, da un parassita che sta sterminando le piantagioni, e quindi tu capisci che tutto questo si riflette sul prezzo della materia prima, cioè delle fave di cacao. In più c'è un altro problema, che la speculazione si sta approfittando, diciamo così, di questa scarsità di prodotto, e che cosa fa? Tesaurizza, mette nei silos, anche perché come sai il cacao va fermentato, mette nei silos il prodotto e lo rilascia lentamente in modo che i prezzi subiscano delle impennate. Il risultato finale è che noi pagheremo più caro. A questo punto è indispensabile stare attenti alla qualità, perché se si paga tanto è giusto avere tanto in cambio. Ecco, quindi possiamo dire che il costo del cacao è veramente raddoppiato in 2 anni. Sì, cioè in sì, solo 2 anni. È raddoppiato, e purtroppo ci sono delle tensioni che non lasciano sperare in un abbassamento del prezzo. Esatto, e questo, ahimè, non ci fa molto piacere. Però torniamo alle nostre uova di cioccolato. Allora, quindi tu a questo punto le hai messo negli stampi. Perfetto. Ed eccoli qua, le abbiamo fatto raffreddare. Abbiamo ottenuto i due corpi cavi. I due corpi cavi semplicemente andremo a scaldarli, a fonderli sui bordi ad una temperatura di circa 45-50 gradi. A casa lo possiamo fare mettendo dell'acqua calda con sopra una teglia, semplicemente. Bene, bene. Per e ora vado a realizzare due uova, vi faccio vedere come potete fare anche a casa, per la mia bimba Neve e mio nipotino Lucio. Ah, vedi, abbiamo anche già le sorpresine. Cosa importante quando si fa le uova è non dimenticarsi la sorpresa. La sorpresa, dire, quando si è piccoli soprattutto, ma allora, anche quando si è grandi. A Lucio piace il cioccolato fondente, allora che cosa facciamo? Immaginiamo di essere a casa, abbiamo una pentola con dell'acqua molto calda, quasi bollente, sopra una piccola teglia, in questo caso abbiamo una piastra riscaldata apposta. Eccoci. Quindi qua fondiamo le due parti, mettiamo la sorpresa e lo lasciamo qui. Ah, vedi, fa da colla. Abbiamo insomma preparato anche il calore. Delle piccole decorazioni. Ok, adesso
Perfetto. Non lo rompiamo prima no. di consumarlo, ovviamente. Sarebbe un po' triste rompere l'uovo del mio nipotino in diretta? No, assolutamente. Okay. Senti, invece ne approfitto, andiamo sempre da Carlo Cambi, giornalista. Allora, quali sono le differenze, Carlo, tra la produzione artigianale come questa di Paolo, insomma, del nostro chef, del nostro maestro cioccolatiere, e quella invece industriale? Soprattutto nelle proporzioni della quantità di cacao che si utilizza per il prodotto finale. Devi sapere che dobbiamo sapere che l'ingrediente fondamentale è il burro di cacao, cioè la parte grassa per avere un ottimo cioccolato. Infatti nel cioccolato bianco... La legge consente di addizionare il cacao con altri grassi vegetali, no? Possono essere per esempio degli oli di semi, eccetera, eccetera. Questo ovviamente diminuisce la quantità di burro di cacao che utilizzi per fare il cioccolato, ma diminuisce anche la quantità di polvere. Tieni presente che un buon cioccolato deve avere almeno il 25% di polvere di cacao e almeno il 20% di burro di cacao. Stiamo parlando appunto dei cioccolati artigianali. Quelli industriali diminuiscono queste quantità, aumentano un po' lo zucchero, aumentano molto la materia grassa e chiaramente hanno, come dire, un buon sapore, ma una qualità intrinseca inferiore, il che non vuol dire che fanno male, semplicemente stiamo mangiando un cioccolato di più bassa qualità. Poi ti darò le quattro regole fondamentali per riconoscere un gran cioccolato. Bene, bene, grazie Carlo. Allora, noi finiamo con una piccola decorazione. Esattamente, in questo caso, per esempio, abbiamo un cioccolato fondente all'80% e viene utilizzato solo cacao di Santo Domingo. E c'è pochissimo burro di cacao aggiunto proprio perché naturalmente in questi semi di cacao ve ne è già molto. Che cosa facciamo? Andiamo a fondere un pezzettino di cioccolato sulla base. E poi sbizzarriamo la nostra fantasia. Esattamente, immagino. Qui abbiamo preparato delle barrette molto piccole. Ora non abbiamo molto tempo per decorarlo, ma una semplice decorazione simpatica come questa, e poi si può scrivere il nome, si possono mettere frutta secca, frutti liofilizzati. E qui lo vediamo già terminato, visto che siamo in chiusura, eccolo qua, questo per esempio è con la frutta secca. Esattamente. Buonissimo. Allora, grazie ai miei ospiti, grazie a Carlo Cambi, grazie a Paolo Riva e adesso a te, Massimiliano.